Ok, quindi lo state spedendo adesso? Sì, vabbè, cioè, vi conosco, so che il pacco ci mette poco ad arrivare. Anzi, una domanda, quando è che arrivi? Non fa niente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing Funko in collaborazione con il Fantasia Store. Quello di oggi sarà il primo video di una nuova collaborazione con lo shop. Infatti da oggi arriverà un video al mese a tema Funko Pop spediti dal Fantasia Store, rigorosamente a tema MCU. Se siete nerd a tutto tondo conoscerete già il Fantasia Store, ma in caso contrario vi informo che stiamo parlando del miglior shop online per nerd di tutta Italia. E non sto scherzando, il catalogo è davvero vastissimo, infatti va dai Funko Pop appunto, ai manga, ai libri, ai fumetti, ai videogiochi, ai giochi in scatola, giochi di ruolo, carte collezionabili, carte di tutti i tipi. C'è davvero tantissima roba, infatti vi invito a controllare un po' il sito, il link lo trovate tanto nella descrizione, e il Fantasia Store generalmente vi dà tantissimi benefici, come per esempio la spedizione gratuita raggiunti solo i 69 euro nell'ordine complessivo, quindi basta aggiungere solo qualche pop e siete già a posto, e il vostro ordine l'avrete in mano in 24-48 ore lavorative, quindi davvero subito. E ragazzi, vi giuro, a parte la collaborazione, rispettano sempre questa promessa. L'imballaggio è sempre perfetto, lo vedrete adesso aprendo questa scatola, ma per quanto riguarda i Funko Pop regular, il sito ci tiene a regalarvi un protector per ogni pop che acquistate. Stima assoluta per Fantasia. Chi ha già provato il sito ha avuto modo di far sapere agli altri cosa ne pensa, e le 4,9 stelle su 5 di Trustpilot possono confermare. Il mio codice Andri5 è sempre disponibile, vi darà il 5% di sconto su tutti i prodotti del sito, non già scontati in partenza. E concentrandomi di più sui Funko Pop mentre apro la scatola, posso dirvi che ci sono tantissimi pop in pre-order. E preordinando i pezzi, molto probabilmente, almeno a me è successo così, vi arriveranno anche prima del giorno d'uscita ufficiale. Ci sono pop di Star Wars, pop di Dungeons and Dragons, il film che arriverà a marzo e che non vedo l'ora di vedere, Demon Slayer, One Piece, tantissima roba. C'è anche il pop di mercoledì, se vi interessa. In descrizione, oltre al link del Fantasia Store in generale, troverete anche il link diretto alla sezione per i pre-order, per i preordini dei pop. Ce la possiamo fare? Non posso sicuramente che confermarvi la bravura dei ragazzi di Fantasia nel curare ciò che spediscono, quindi carta, altra carta e ancora carta. Preferiscono giustamente farci arrivare i pop perfetti a casa, nonostante alcuni corrieri che decidono di imitare Holly e Benji durante le spedizioni. I pop inviati dal Fantasia Store sono 3 e direi di andare anche questa volta, come ho fatto nell'ultimo video, in ordine d'uscita dei prodotti da cui questi pop sono tratti. Iniziando quindi con Mr. Knight da Moon Knight. Ok, sapete che la serie non mi è piaciuta quasi per niente, ci sono solo pochissime cose che ho apprezzato, ma il personaggio comunque dai fumetti lo apprezzo molto, sia Moon Knight che Mr. Knight, quindi siccome avevo già Moon Knight preso naturalmente sul Fantasia Store, dove potete trovare molti di questa wave, ero intenzionato a prendere anche questo pop, e appena l'ho visto al Fantasia Store, questo è il risultato. Intanto ecco qui il protector invisibile, davvero rigido, quindi impossibile da distruggere, con anche tanto di bollino che non fa mai male. E che dire, naturalmente la scatola è perfetta. È pur sempre una ripetizione in ogni video, ma non posso farci nulla, davvero il Fantasia Store spedisce in modo perfetto. Nessun lato ammaccato, nessun graffio sulla plastica trasparente, immaginate. Probabilmente hanno ingaggiato Scarlet Witch all'imballaggio, che lavora con la telecinesi, non tocca nemmeno i pop. O mettono un codice strano e si creano direttamente nella scatola, non lo so. Cercando di non rovinare la perfetta scatola, andiamo a vedere il pop all'interno. E che dire, è tutto bianco. Quindi di conseguenza non credo ci siano tantissimi problemi. Possiamo dire che è perfetto, visto che è un unico colore per tutto il pop, a parte, vabbè, i bastoni che ha in mano, che non hanno assolutamente problemi. Belli però i dettagli in rilievo di tutto il pop, sia della testa che anche il vestito. Naturalmente in caso di problemi di pittura non c'entrerebbe nulla il Fantasia Store, visto che non dipingono loro i pop. Alla scatola diamo un 10 Toweret su 10 e al pop anche 10 Toweret su 10. Passiamo poi a un pop da Black Panther Wakanda Forever con Shuri. È stato il pop. Scatola assolutamente perfetta, quindi mi sento di dare un 10 Power Ranger su 10. Vediamo il pop. Anche il pop non sembra avere problemi enormi di pittura, anzi la sfumatura dei capelli è fatta anche bene. Poi il vestito, anche lui è tutto bianco in stile Mr. Knight. C'è solo una piccolissima macchia in realtà trasparente che si vede solo in controluce sotto l'occhio destro e
che però potrebbe sembrare una lacrima vista anche la scena, credo sia però un problema di pittura. E quindi anche al pop direi di dare un 9,5 Power Ranger su 10. Ultimo pop di oggi da Ant-Man and the Wasp Quantumania, ultimo film in ordine cronologico uscito dai Marvel Studios, con la coprotagonista del film, che in realtà non lo è stata, Wasp. Scatola in condizioni ottimali, quindi voto 10 buchi su 10. E ragazzi, il pop, nonostante tantissimi dettagli, perché c'era la possibilità di sbagliare in moltissime parti qui, è realizzato molto molto bene. Non perfettamente, perché sto notando qualche problemino sulle gambe e qualche pezzo di plastica in più sulle ali, ma avevo nettamente molta più paura per quanto riguarda il casco e il vestito, invece a posto. Per il pop di Wasp, 9 buchi su 10. Ma ragazzi, l'unboxing di oggi finisce qui. Come sempre ringrazio il Fantasy Store per questa collaborazione e noi ci vediamo il prossimo mese per l'altro video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link diretto al sito e il link anche per la sezione dei preordini. Il mio codice Andri5 è sempre disponibile e illimitato per il 5% di sconto su tutti i prodotti del sito non già scontati. Ci sono anche i link dei social, sia miei che del Fantasia Store, tra Instagram e TikTok. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!